Ciao e benvenuti su HSE Caffè, il podcast dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro. Io sono Matteo, sono un HSE Specialist e ti porterò in questo percorso dedicato a scoprire la salute e sicurezza sul lavoro, ma senza tecnicismi, come se fossimo a bere un caffè insieme. Buon Natale, buone feste, oggi è il 22 dicembre. Stiamo per entrare nel weekend più complicato dell'anno, ma anche più bello. Complicato perché sappiamo tutti che ci sarà veramente molta difficoltà a livello alimentare, soprattutto in alcune situazioni anche alcolico. Ricordatevi sempre che se vi volete divertire, mangiare tanto e bere tanto, non prendete la macchina. Comunque l'abuso di sostanze alcoliche e purtroppo mi viene da dire anche in alcune situazioni di stupefacenti è ovviamente un rischio che si può evitare, soprattutto quando vogliamo passare una felicità, gioia e armonia alle feste di Natale. Oggi volevo portarvi un argomento molto molto particolare, vi volevo parlare degli obiettivi. Le aziende quando si arriva a fine anno devono farsi un po' un resoconto di quelli che sono gli obiettivi. Nel sistema di gestione, quando si parla di una certificazione, si affrontano gli obiettivi come punti e spunti di miglioramento, si monitorano tramite degli indicatori numerici, perché tutto quello che è misurabile è più facile da raggiungere, soprattutto più facile da monitorare, e da lì riusciamo a tirare fuori quello che è un piano strategico per far sì che l'azienda non rimanga semplicemente al punto in cui è, ma riesca a migliorare. Ci sono varie aziende che puntano principalmente a determinati anche obiettivi legati al mondo della sicurezza e dell'ambiente. Ad esempio, tutte le aziende che sono certificate, come vi ho detto, puntano al miglioramento. E qual è il miglioramento? Sicuramente il primo obiettivo che viene dato è ridurre al minimo gli infortuni. Beh, non solo, perché ci sono tanti piani che si parla di infortuni zero, zero infortuni, che io non è che condivida al 100%, ma in che senso? Non condivido la logica di definizione, perché zero infortuni è una cosa che difficilmente si realizza, non è che è impossibile, ma è molto molto complicato. Ci sarà sempre quella virgola, quella situazione da mettere a posto, che darà anche spunto per miglioramento, perché se creiamo un ambiente comunque dove decretiamo che non ci sono infortuni, l'ambiente non si evolverà più, l'ambiente rimarrà statico. Sicuramente sarà un ambiente per definizione sicuro, però molto molto complicato da gestire, perché non c'è più niente da dare alla persona che gestisce sicurezza, ormai è tutto perfetto. La perfezione è uno standard che in realtà non si raggiunge così facilmente, soprattutto per molte aziende, soprattutto aziende manufatturiere, aziende che lavorano comunque con linee di produzione o linee produttive, è molto molto complicato. Tra tutte quelle aziende che si sono date come questa definizione, che comunque è una definizione molto virtuosa, io dico la tendenza a raggiungere infortuni zero, non è impossibile e non si ha d'accordo, la speranza di tutti è quella, ma la realtà poi vediamo che è tutto un altro. Comunque vi dicevo che l'azienda che vi voglio portare oggi è la Volvo. La Volvo è una società svedese che ha una storia pazzesca, risale dal 1927. Nel corso degli anni l'azienda ha sviluppato un impegno costante per garantire la sicurezza dei suoi dipendenti in tutte le operazioni globali. La filosofia al centro di Volvo si basa su diversi pilastri, sicuramente uno dei quali è la leadership. La direzione aziendale è attivamente coinvolta nella promozione di una cultura della sicurezza. La leadership sottolinea l'importanza della sicurezza e stabilisce standard per tutta l'organizzazione. Senza di questo non si può fare poco, il sistema di gestione stesso si deve basare sulla leadership. Quando si parla di norme ISO, le norme ISO hanno all'interno il concetto di leadership e responsabilità. Formazione e consapevolezza. La Volvo comunque fornisce regolarmente programmi di formazione per i dipendenti per garantire che siano consapevoli dei rischi delle procedure aziendali. Per questi programmi ovviamente coprono una vasta gamma di argomenti, comunque protocolli di emergenza, pratiche di lavoro sicuro e tutto l'approccio ai dispositivi di protezione individuale. Oltre a questo, comunque gli investimenti si fanno anche su quelle che sono le migliori soluzioni tecnologiche, e Volvo è proprio un'azienda che investe molto in tecnologie avanzate per migliorare
la sicurezza, sia nei propri veicoli che nelle strutture di produzione. Ciò include anche sistemi di assistenza alla guida, attrezzature di sicurezza innovative e così via. Oltre a questo, come vi dicevo, Volvo ha adottato questo programma che si chiama Zero Incidenti, ovvero un'iniziativa volta a eliminare completamente gli incidenti e gli infortuni sul lavoro. È ovviamente un programma che incorpora molteplici strategie per identificare e mitigare i rischi, anche perché non è così banale, come vi dicevo prima, andare a raggiungere un obiettivo così ambizioso. Io personalmente per le aziende non andrei mai a definire, come vi ho detto prima, zero incidenti. La tendenza a zero incidenti, però comunque un occhio spesso e volentieri anche alla realtà. Quindi dall'esempio di queste grosse aziende, quindi una grandissima realtà, possiamo capire che la sicurezza è a portata di tutti. Beh sì, in realtà è a portata di tutti, perché noi non ci possiamo solo soffermare sul fatto che queste siano multinazionali, che queste siano aziende che puntano a fare qualcosa di diverso, a fare qualcosa meglio rispetto agli altri, e soprattutto perché hanno il potere di spesa. No, la sicurezza non ha costi, non c'è un budget per la sicurezza, non c'è necessità di andare a definire il è un investimento, una perdita, un costo? No, a parte il fatto che ovviamente è un adempimento, quindi è una cosa obbligatoria prevista dalla legge, la sicurezza è fondamentale a prescindere, quindi che uno sia una piccola azienda di due persone piuttosto che una multinazionale da 50, 60, 70 mila persone. Ovviamente il bacino che tocca il numero di componenti del gruppo varia, e quindi anche poi il raggiungimento stesso degli obiettivi ha variabili molteplici e soprattutto molto più complesse. La storia della Volvo quindi ci insegna che tante aziende puntano a quello che è il miglioramento continuo. Andare a definire le proprie operazioni, le proprie ispezioni e revisioni per garantire il rispetto degli standard di sicurezza è generare un processo che vuole migliorarsi continuamente, perché andare oltre si può fare, si può raggiungere tutti insieme la tanto desiderata meta, si può raggiungere tutti insieme la tanto difficile vetta della montagna, perché poi la bellezza è che dall'alto scopriamo che c'è un posto ancora in più che si può fare, che può essere un work-life balance, che può essere una settimana corta, che può essere un incentivo ai lavoratori che lavorano più in maniera più sicura, da definire cosa significa più sicura, e tanti altri aspetti. Il bello di queste aziende è che pongono al loro punto di forza nel loro business la sicurezza. Questo lo vediamo anche comunque nei sistemi di guida, nei sistemi di assistenza stradale che abbiamo all'interno dei nostri veicoli, ad esempio il Assist o tutti i sistemi elettronici che vengono installati al momento per rilevare la stanchezza, sonnolenza e così via. La bellezza di questi mondi è che da questo possiamo imparare a essere migliori, a fare la differenza. Insieme possiamo fare la differenza, imparare non dagli errori ma dai successi, anche dagli errori degli altri. Io ti ringrazio di aver ascoltato questo podcast. Se ti ho incuriosito, ti ricordo che sono presente su tutti i social, LinkedIn, Instagram, ma anche online. Mi trovi sul sito www.hackstoolkit.it e aspetto alla prossima. Ciao!